Thank you.
vicino a due persone a te molto care, giusto? Due professionisti, due piloti professionisti come Michele anzitutto e Giovanni, due gemelli straordinari intanto come persone, poi nel mondo dello sport e delle gare si distinguono per la loro serietà, per la loro pacatezza, ma soprattutto per la loro bravura all'interno di questi tornanti, non solo dell'Aspromonte ma anche e ovunque loro vanno a gareggiare, quindi per me come dire, rilasciare questa intervista proprio insieme a loro è un privilegio. Bene, com'è andata questa gara? È andata bene, ci siamo divertiti, chiaramente era sperimentale perché come tu sai è un primo slalom, una prima edizione, l'abbiamo perché assieme alla Scuderia Aspromonte, a Lello Pirino, a tutti i piloti insomma, che hanno fortemente voluto una nuova gara qui, abbiamo contribuito a realizzarla in pochissimo tempo, nessuno ci credeva, ci siamo riusciti, ma il risultato è straordinario, non solo per la partecipazione massiccia, perché è stata una gara senza fortunatamente incidenti, a parte insomma qualche piccola qualche piccolo intoppo, ma va definito veramente qualche piccolo intoppo, quindi ci siamo divertiti, siamo arrivati, io sono straordinariamente contento per il risultato che ho fatto all'interno della mia classe, perché concorrono con me ragazzi molto più bravi di me, molto più veloci di me, molto più coraggiosi di me, però oggi credo di aver, come dire, anche io raggiunto il podio e perché per me questo è un grande risultato. E tu, ricordiamo che comunque devi coniugare i tuoi impegni politici con il Parlamento, con questo impegno che comunque è un impegno per te onorare questa gara. Assolutamente sì, l'impegno del territorio non manca, è costante, è coerente e anche credo che questo tipo di iniziative che noi ci cimentiamo a contribuire ad organizzare servono e si coniugano bene con quella che è l'attività politica. Certo, poi mi diverto anch'io perché corro, insomma, però è chiaro che il primo obiettivo è quello di valorizzare i territori e oggi è l'ennesima dimostrazione che questo sport, questo tipo di attività contribuisce molto alla valorizzazione del territorio. Anzi, a questo punto ecco anche, come dire, perfetto. A questo punto, giustamente, visto che ci siamo, andremo anche a premiare la Coppa Dame. Così facciamo fare unico lavoro e unica operazione d'immagine al nostro amico Rosario Longo, che va a premiare appunto la Coppa Dame a Emilia Covello. Ok, si start fino a 1004. Chiamo direttamente i tre in classifica dal terzo posto, Vincenzo Barca, al secondo posto Michela Puntorieri, al primo posto Giovanni Puntorieri. Una cosa in famiglia, ragazzi. E beh, allora il terzo posto Barca, secondo Michela. E il primo posto a Giovanni Puntorieri. Complimenti ragazzi. Ok. Sì, ricordiamo 29 agosto appunto la gara di challenge, sesta tappa del challenge, quinta tappa di challenge regionale dello slalom di Oppido Mamertina, che aspettiamo sì. Tutti i piloti e tutti coloro i quali vogliono venire, se certo, che sono... gara di Oppido appunto continua questa meravigliosa avventura del challenge slalom Calabria, ovviamente rappresentante giustamente ci tiene, ma avremo ancora modo di parlarne, continuiamo Racing.